Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video con il vostro iBooksus. Sono tornato dopo qualche mese, diciamo, mi sono preso tutta l'estate come pausa, sia perché un po' non mi andavo onestamente di registrare video, sia perché faceva troppo caldo dentro la stanza per registrarli. E quindi ho preferito, dato che comunque faccio video quando voglio, di aspettare settembre per poi pubblicare questo video durante i primi giorni del mese di ottobre. Quindi si ricomincia con una programmazione ben definita, registrerò i video un bel po', diciamo almeno 2 settimane prima, per pubblicarli 2 settimane dopo, 1 mese dopo, comunque quando saranno ben montati e precisi per essere pubblicati. In questo video andrò a dirvi la mia opinione su una tematica molto discussa sul mondo Instagram, ovvero a che ora pubblicare su Instagram, quali sono gli orari migliori e i giorni migliori per pubblicare. Ma tutto questo, ovviamente, dopo la sigla. Ci sono tantissime leggende su questo argomento. Molti dicono che è meglio pubblicare, ad esempio, alle 6 di pomeriggio, quando in teoria le persone sono più attive. Allora, intanto, per vedere se le persone sono più attive, dobbiamo andare a vedere i dati Insights, ovvero sul nostro profilo, che deve avere almeno più di 100 followers. Il profilo deve essere una pagina business, quindi non un profilo personale, e deve essere o un profilo business o un profilo creator. A quel punto potremo andare a visualizzare le statistiche. Quindi dalla sezione statistiche del nostro profilo possiamo andare a vedere gli orari in cui i nostri followers, le persone che ci seguono, sono più attive sul social. E già osservando questo parametro capiamo quali sono i giorni migliori e gli orari migliori per pubblicare. Secondo me, però, questo ragionamento è parzialmente giusto, ovvero, ok, ci possiamo basare bene o male su quelle statistiche, ma secondo me l'orario migliore per pubblicare varia da profilo a profilo. Ad esempio, se c'è un profilo che parla di tematiche astratte, come ad esempio frasi, pensieri, questo parametro può essere utilizzato, secondo me, al 100%. Perché comunque non abbiamo altri parametri per sapere quando dobbiamo pubblicare, essendo comunque il pensiero astratto pubblicabile in qualsiasi orario del giorno. Ovviamente evitate di pubblicare a mezzanotte. Ma nel mio caso, o nel caso comunque di tutti quei fotografi, di tutte quelle persone che comunque pubblicano una foto scattata ad un determinato orario, secondo me conviene pubblicare quella foto allo stesso orario più o meno di scatto. Se io scatto una foto al tramonto, ad esempio oggi, ovviamente non riuscirò mai, a meno che proprio non faccio un editing flash, a pubblicarla durante lo stesso giorno, perché comunque devo portarla a casa, modificarla al computer, insomma, ho l'editing da fare. Quindi cercherò di pubblicarla una settimana, 2 settimane dopo, sempre allo stesso orario del tramonto, magari non proprio allo stesso orario, ad esempio se il sole tramonta alle 8, quindi la foto l'ho scattata alle 8, cercherò di pubblicare la foto alle 7, così c'è un'ora di tempo in cui le persone possono mettere like, visualizzare la foto e far uscire poi dopo un'ora già la foto a più persone attraverso gli hashtag, attraverso il luogo, insomma attraverso l'indicizzazione del post. Secondo me questo è il principio alla base di Instagram. Se faccio una storia non la pubblico dopo mesi perché presa ad un momento preciso del passato, la pubblico subito, Instagram è appunto l'istante delle nostre vite. Quando pubblico un post cerco di fare la stessa cosa. Il mio obiettivo è dare l'impressione alle persone che quella foto sia stata appena scattata e magicamente modificata e pubblicata. Tutto poi è molto relativo, dipende anche dal pubblico a cui ci rivolgiamo. Ad esempio, se siamo italiani ma abbiamo una fanbase maggiormente americana, statunitense, pubblicare una foto dell'alba al nostro orario sarebbe sbagliato, dovremmo pubblicarla qualche ora dopo. Ad esempio, se il sole sorge alle 7, mettiamola così, dovremmo pubblicarla di base, mettiamo a mezzogiorno, le 2, insomma quell'orario lì, se comunque vogliamo dare la percezione alle persone che quella foto sia stata appena scattata. Poi sta a noi decidere a che pubblico, a che nazione vogliamo indirizzare il nostro post. Questo lo possiamo vedere sempre dai dati Insights
e vediamo quali sono le zone di attività maggiore del nostro profilo, quindi i nostri followers, da dove vengono, ce lo dicono direttamente le statistiche. Se ad esempio abbiamo Roma 50%, ci baseremo sicuramente, o comunque nella maggior parte dei casi, sull'orario italiano. E questo era il mio pensiero su a che ora è meglio pubblicare su Instagram. Secondo me non c'è un orario preciso, dipende dal contenuto, secondo me. Poi ditemi la vostra qui sotto nei commenti, se avete avuto esperienza su orari migliori in cui pubblicare per voi, ditemelo qui sotto, descrivendo magari anche il vostro tipo di profilo, di pagina, e creiamo una bella discussione, se volete, qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like a questo video, se state vedendo questo video da IGTV, seguitemi ovviamente su Instagram, e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto dal vostro iBooksus. Ciao!